I tre compositori, Attilio Foresti di Roma, Lorenzo Pasqualucci di Genzano di Roma, Dario Sciarra di Palena di Chieti e il direttore Fabio Conocchiella di Vibo Valentia, ma residente a Varese, sono stati vincitori dell'edizione 2018 del progetto Sperimentazione Cultura Giovani, promosso dall'ente musicale Barattelli nell'ambito dell'iniziativa Si Illumina, copia privata per i giovani per la cultura, sostenuta dal MIBACT e dalla SIAE per l'attuazione di percorsi di residenza artistica. Per il secondo anno consecutivo, il progetto della Barattelli Sperimentazione Cultura Giovani è stato tra i pochissimi premiati in tutta Italia, su oltre 3.000 domande presentate. Ha dichiarato così il presidente dell'ente musicale, il maestro Giorgio Battistelli. Questa edizione sarà caratterizzata dall'interazione fra musica dal vivo e ginnastica ritmica. I tre compositori selezionati saranno seguiti nella creazione delle partiture, che saranno poi realizzate e finalizzate ad un'esibizione di ginnastica ritmica, da realizzarsi entro l'anno 2018. Sono state ricevute 13 domande di partecipazione al concorso provenienti da tutta Italia. Ai quattro selezionati è stata attribuita la residenza artistica all'Aquila, che, come ha illustrato il maestro Fabrizio Pezzopane, prevede un percorso di formazione seguito dal tutor, il maestro Stefano Baiocco. Anche l'ensemble strumentale, che sarà chiamato ad eseguire in prima assoluta le opere realizzate, sarà composto da strumentisti per la gran parte sotto ai 35 anni. Il progetto Sperimentazione Cultura Giovani terminerà poi con una tavola rotonda in cui saranno analizzati tutti i risultati del lavoro nel suo complesso.